Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Spark and Fae. Oggi con voi ci sono io, Fae, e voglio portarvi con me a giocare a Mario Kart 8. E visto che è uscito da un po' di tempo il nuovo DLC e soprattutto questi 200 cc della merda, volevo provare con voi a sclerare un po', ecco, come dire. Cominciamo quindi bene. Cominciamo con Skill Bowser. Skill Bowser con questa, con questo quad da vero maschio, quindi diciamo che gli va bene. E non lo so, perché mi serve un po' di maneggevolezza, quindi noi come di Animal Crossing con il Delta Drone di Animal Crossing. Perfetto. Probabilmente sclererò un po' troppo. Quale? Questo lo preferisco. Probabilmente sclererò un po' troppo in questo video e quindi state pronti. Però vabbè. Koopa City. Guardate questi 60 fps, 720p. Ah. 720p e non sentirli. Già. Cominciamo già male, aia. Queste curve. Maledetto chi ha inventato il 200cc, guarda. Cioè, non lo so, io che è stato il pazzo a inventarlo. Figlio di... Mi ha distrutto il guscio, non voglio crederci. Ah! Cos'è stato? Se mi vuole spiegare cos'è stato, magari... Ah! Posso recitare subito? Non si può. Vabbè, ho 2 minuti di video, è buono. Guardate che schifo! Che schifo! Oh, te non mi sono deputato. No, non mi... Sembra uno di quei nabetti, quei bambini di 2 anni che giocano a 50cc e sbattono dappertutto. Solo che questo è un cazzo di 200cc. Voglio ricordarvi. No, il guscio. Aia. Se avete dei consigli da darmi, ditemelo nei commenti, perché sta andando più male, più peggio del previsto. Sta andando, ecco, diciamo. Niente, raga. Sì, vabbè, poi naturalmente ti beccano perché sto gioco è contro di te. Falla. Oh. Dai. Buono. Cioè io mi chiedo come la fai? Come le fai queste curve? Come? Come? No, tu non devi provarci. È un altro. Vai. Sì. Vabbè. Sì, più o meno, ecco, perché terzo. Sono abituato ad altro, ecco. Però vabbè. Si fa quello che si può. Intanto che carica, volevo dirvi che io spero di continuare questa serie, che non sarà solo su Mario Kart, ma sui cosiddetti capolavori di Wii U. E ce ne sono tanti, ne ho tanti, e niente, ho deciso di iniziare con Mario Kart perché è quello che è stato, è il più famoso in questo momento e volevo, volevo farvi vedere come gioco! E però dovrei, continuare anche con tutte le altre... Molte delle altre esclusive di Wii U, o almeno le più importanti. Ah! Quello non ci voglio provare neanche ad andarci perché sono già che caldo. Però sono sicuro. Ancora per poco. Merda! Vieni qua, gatta di merda. Ho detto che devi venire qua. Oh! Non ti prego!
questa merda. Aia. Oh. Non ho capito questa, eh. No, 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 no. Da. Da cosa fai? Ah! Vai. Bello. Vabbè, fatti avanti, grazie. Finalmente il Lakitu svolge il suo compito e il suo lavoro bene, non a merda come tutti gli altri Mario Kart. E c'è un colpo alla stella anche. E poi c'è il terzo giro, ma porca. Io della modalità 200cc sono riuscito a fare solo 3 Grand Prix con 3 stelle, i primi 3. Perché gli altri, sì, li ho fatti quasi tutti tranne questi dell'ultimo DLC che a me paiono impossibili. Non devi pro... Cosa? No! 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 No, no, non ci credo. No. Quarto! Sono arrivato due volte terzo e mi metti quarto! Perché ho deciso di giocare a sto gioco? Che cazzo. E dire che sto gioco un tempo io lo stimavo. Aia, non spingete gli spigli. Cosa stavo dicendo? Sì, che ho fatto solo 3 Grand Prix in 200cc. Aia. Perché gli altri... Aia. No, 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 no. Grazie. Dai, muoviti! Grazie. Perché gli altri li ho fatti tutti con meno di 3 stelle, tranne quelli dell'ultimo pack, sì, come stavo dicendo, che non li ho proprio fatti perché a me paiono impossibili. Infatti si vede. Quindi vabbè, non sono proprio il primo da petto che passa, eh. Perché comunque tutte le altre Grand Prix li sono fatti tutti con 3 stelle, di tutto, tutto di tutto, ma sto 200cc è veramente... figo. È veramente qualcosa di non so che cosa, ahia, non so cosa dire. Sì, devo dire che poi sto anche usando un personaggio non molto maneggevole. E quindi si fa quel che si può, solo che no. Treno di merda. Non l'ho neanche vista. Vai. Vai Bowser, vai. Merda. Dai che una volta prima ci arrivi, dai. Dai cazzo. Va bene, mi accontento. Più o meno mi accontento, dai. Sono terzo. Oh, questa è stupenda. Questa pista è qualcosa di... Non lo so, non so come descriverla. È arte questa qui. Vabbè, come tutte le piste di questo gioco, eh. Tranne quelle che mi stanno sul culo. Però, cioè, comunque sono... Cos'è stato? Non capisco come mai la Nintendo abbia deciso di inserire dentro Mario Kart due piste di F-Zero ma senza fare giochi dal 1900... Cioè, sinceramente non so da quanto tempo non fanno un gioco di F-Zero. Però non da poco, ecco. Cioè, l'ultimo gioco di F-Zero sarà del 1900, almeno. O me li sono persi un po'. E quindi è un po' strano che la Nintendo decida di fare due piste addirittura in un gioco che ha abbandonato, in un gioco di punta come Mario Kart. Quindi si potrebbe rivedere. Queste sono solo le supposizioni, però... E poi, io non ho mai giocato agli F-Zero, ma se hanno delle piste come questa e quella dell'altro DLC, è una cosa più stupenda.
fatemi sapere se avete giocato a... che è successo? Se avete giocato a F-Zero, cosa ne pensate, se lo volete e tutto il resto. Perché magari incitate l'Inter di farlo, capito? Quando diventeremo famosi. Niente. Stronza. Ah! Merda! Merda! Sto andando abbastanza schifoso. Dove sei? Vieni qua. No! 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 Ci stava! Peccato! Primo! Non ci credo! Come? Che... sono un grande, un applauso. Primo, con 0 stelle, ma primo. Raga, siamo avanti, ragazzi, siamo avanti. Vabbè, meglio. Anche se io non mi sento completo senza le 3 stelle. Sì, non è tutto. Grande il murales di Mario Bros, del primo Mario Bros, grande. Questo gioco ha sempre più la mia stima. Bene ragazzi, voglio vedere, allora, questi tutto e anche il primo, sì. Qua sono un po' nella merdina, però vabbè. Mi mancherebbe l'altro trofeo, quindi ci starebbe in un altro video l'altro trofeo. Magari arriverà. Comunque lasciate un commento, un mi piace, un iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!